Allora, Unitutor è partito, nel senso che noi siamo riusciti a reclutare i tutor che si occuperanno poi dopo del supporto agli studenti e della progettazione della piattaforma. Abbiamo appena aggiudicato la gara alla ditta che invece si occuperà del potenziamento della piattaforma già attualmente disponibile, quindi noi stiamo partendo già con la formazione dei docenti, questa è una cosa importante, cioè i docenti che hanno aderito al progetto verranno formati alla progettazione di tutti quelli che saranno i contenuti, perché non è che semplicemente vanno registrate le lezioni che si tengono in presenza, ma si tratta proprio di una progettazione nuova, di una progettazione didattica completamente nuova, di una metodologia didattica che vada incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti che invece potranno studiare da casa. Bene, la modalità di Unitutor è una modalità senz'altro che arricchisce, diversifica, personalizza l'offerta formativa dell'Università di Foggia e soprattutto per il corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie Sportive è una novità, perché è un corso che si alimenta di attività teoriche e pratiche, però abbiamo individuato alcuni insegnamenti come igiene al primo anno, diritto, psicologia. E nell'ambito appunto di un curriculum misto, fortemente integrato tra teoria e pratica, effettivamente serve a personalizzare anche gli stili di apprendimento, oltre che gli stili di insegnamento. In questa direzione si muovono anche altri corsi di studio, anche all'estero, che promuovono l'apprendimento da parte di studenti atleti o di studenti che non possono seguire sistematicamente le attività in presenza. E quindi noi ci proponiamo anche di ampliare questo progetto con altri insegnamenti. La piattaforma e-learning nel corso di laurea in scienze investigative è sicuramente intanto una grande novità, ma anche molto 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 utile. Utile perché intanto il corso ha un numero di iscritti elevatissimo, siamo arrivati quasi a 650, molti dei quali sono studenti lavoratori perché appartengono ovviamente alle forze di polizia e non sempre naturalmente possono essere presenti a lezione. La piattaforma e-learning consente a questi studenti di raggiungere virtualmente l'aula di lezione e quindi soprattutto consente al corso di laurea di massimizzare, di ottimizzare, rafforzare il trasferimento di competenze e abilità tecniche, che sono la parte sicuramente preponderante e più forte di questo corso di laurea.